Ana Maria Matran, sportivă de excepție a Clubului Sportiv Municipal Călăraș, a pornit la campionatul european de canotaj Under-19, desfășurat în Italia în zilele de 21-22 mai, cu o puternică dorință de a ridica tricolorul României pe cel mai înalt catarg, reușind cu maturitate în finala probei de patru vâsle, împreună cu Andreea Todirică, Iulia Delcu și Delia Gradanciuc, să obțină medalia de aur și titlul de campioană a Europei, să facă auzit imnul țării noastre încă o dată la cea mai tare competiție continentală. Grande attenzione, ancora la voglia di andare ad allungare, la voglia di andare a dimostrare di avere le energie, quelle necessarie, quelle importanti, quelle che fanno la differenza. Ed eccoci qua, in addirittura ancora i 1.500. Gli ultimi 500 metri da affrontare: la Romania che cerca ancora di recuperare. Attenzione al passaggio, non è così lontana dalla Polonia. Quindi potrebbe essere Polonia-Romania e poi la Francia per la terza posizione. Anche qui un'occasione per andare ad acciuffare quell'ultima frazione, le ultime energie, gli ultimi segnali, le ultime armi e caratteristiche tucce da sparare 4.55.84 il tempo e il passaggio della Polonia con la Svizzera seconda per meno di un secondo, poi c'è la Romania per la terza posizione in questo momento quindi Polonia, Svizzera e Romania per le tre piazze che contano We are now approaching the last 150 and uh, as we were saying Poland is still leading, they lead it from the stroke Number one, so they lead it from the blocks uh, with Switzerland and Romania that are trying to change their gears uh, to get back uh, and, of course, maybe get an important medal in these uh, events of the Junior Women's Quadruple Scala. Keep an eye out and yell out to your crew, support your crew. For you all that are here in Varese. Ancora grande supporto da parte del pubblico alla Schiranna di Varese per questa grande finale per le medaglie. Si vince il titolo di campione d'Europa nella specialità del 4 di coppia. Continua ad allungare la Polonia. All'esterno c'è la Romania, forte del titolo europeo del 2021 che vuole confermarsi. Romania change gears and as we were saying. from uh, the start uh, they were able to push back uh, towards the end of the line so is uh, romania crossing the line and getting the gold uh, then uh, silver go to poland uh, for the bronze uh, we've got france uh, in lane 4 winner of the gold medal in the 2022 european rowing under 19 uh, championship vincitrici della medaglia d'oro E Campionessa d'Europa 2022, Romania, Romania represented by Anna Maria Matran, Delia Mirabella Gradinac, Giulia Valentina Delcu, Andrea Todricia. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Romania. Signore e signori, tutti in piedi per l'inno nazionale della Romania.